Ciao a tutti e ben ritrovati ad Evoldo 125 su ROM 2 Emperor Edition. Eccoci qua, come ho annunciato il 16 sarebbe uscita questa nuova versione di ROM 2 e io sono qua pronto ad analizzarla per voi. Probabilmente questo video uscirà domani mattina, quindi il 17 mattina può essere. Quindi in teoria dovevo uscire Tropico 5 perché ho fatto uscire bla bla bla. Uscirà questo video per farvi vedere un po' com'è. Come vedete è bello però la nuova schermata bianca con la medaglia di Augusto. Mi piace, è bello. Per adesso questo voto positivo rispetto a quelle di prima che facevano proprio cagare. Ma andiamo a vedere cosa hanno detto che hanno aggiunto. Hanno detto che hanno aggiunto la campagna su Augustus. È in inglese per come sapete con la divide di Impera. Bisognava mettere in inglese il gioco. Comunque non mi preoccupate se volete vi traduco poi tutto. Comunque, come vedete, la nuova campagna di Augusto, l'impero romano, che come vedete in teoria si espandeva già, se andiamo a vedere i singoli possedimenti dei romani, si espandeva già quasi in tutta Europa, è stato diviso in quattro fazioni, quella di Ottaviano, Antonio, Pompeo e Lepidus. Come vedete, questa era la parte della Spagna, con il toro, il simbolo spagnolo della corrida. Andale, andale, Chicarrito! Vedete, abbiamo anche la parte di Cartagine, il distretto di Gibilterra e tutta la parte spagnola. Ottaviano avrà l'Italia, senza com non peni solo penisolare, non isolare, la penisola, e la Gallia, la Francia. Antonio avrà questa parte di Libia, la Grecia e il pezzo di Asia Minore. Pompeo le isole Sicilia e Sardegna e Corsica. Penso che ce l'abbia, sì, c'era sto qua, le Baleari. Quindi questa è la nuova campagna, vedete, è carina. Sì, però a me non piacciono molto queste campagne singole che sono concentrate. In teoria la mappa è la stessa, solo divisa in un periodo storico diverso. Non mi fa impazzire la cosa, avrei preferito che avessero introdotto questa possibilità delle quattro fazioni nella gran campagna, che invece si mantiene sempre sulle stesse cose. Come vedete ci sono noi bonus, corruption, meno 3 tax rate, Ottaviano il corrotto, Barbarian subduers, pratica subduciamo i barbari, quindi più 10 di morale contro i barbari, romanizzazione, più 4 culturale, questo qua c'ha deadly aim, tutti gli arcieri hanno un bonus di più 2, military underdogs. Tutte le unità non mercenarie costano più 5% e saggezza agraria 10% in più dal benessere degli edifici culturali. Antonio c'ha disdain for plebs, vabbè c'è malus, questo c'è invece un bonus per l'amministrazione, filo ellenico come al solito. Pioneers, vabbè si muovono di più. Power Struggles più 5% in your province. Questo, no, questo è diverso, vabbè però. Expert Safer più uno, vabbè, c'è più uno slot di reclutamento. Come vedete non sono le uniche fazioni che possiamo scegliere i parti o gli armeni. Queste sono state due fazioni abbastanza sventolate dalla Creative Assembly. Le tribù balcane abbiamo i Daci, la Dacia, i rumeni in pratica. Romania portami via. Poi abbiamo i regni successori con l'Egitto, non c'è più i Macedoni, perché sono già stati, credo, esatto, sono già stati conquistati dai Romani. Gli Iceni, come al solito, su in alto, i Marcomanni, come tribù gallica, germanica. I Galli non ci sono più, no, perché i Galli sono già stati tutti conquistati dall'impero romano. Quindi queste sono le nuove partenze del 41 before Christ. Ci saranno degli eventi magari quando finisce. Campaign settings, sì no, questo va bene. Victory mode. Non mi dice quando. No, non mi dice quando finisce. Sarebbe bello interessante sapere quando finisce questa cosa. Anche per sapere se magari c'è qualche evento basato all'avvento della religione cristiana. Detto questo, questa è carina, si va ad aggiungere alle altre due campagne che io non posso, possiedo solo Cesare in Gallia, che è carina, se ci ho giocato, non è male, voto 7. Di sicuro era più bella la campagna Cesare in Gallia che la gran campagna. Avrei preferito che facessero queste tre campagne tutte in una qua dentro, con gli eventi, Annibale invade
degli eventi tipo alla Paradox. Ditemi voi cosa ne pensate, ma io preferivo delle cose del genere. Invece che avere tre campagne separate per ogni cosa. Detto ciò, passiamo alla gran campagna. Vedete qua non è cambiato molto, a parte che mi sembra che abbiano rifatto il simbolo romano. Ci sono un po' più di fazioni, naturalmente, dovute penso a vari DLC che io però non ho acquistato. Mi sa perché ce li ho ancora qua i DLC, mi sembra. Sparta, questo non è cambiato assolutamente una fava. C'è il Ponto, Parzia, Armenia, sì, non sono cambiato una fava. I Suebi al posto dei Marcomanni. I Getuli. Qua ci sono i Cartacinessi. Allora ragazzi, visto che quello che a me faceva più schifo e dicono che hanno modificato è la politica, ci rivediamo tra pochi minuti sulla mappa di campagna per vedere davvero cosa hanno cambiato nel gioco. A tra poco. Ok, eccoci qua sulla mappa tattica. Vediamo un po' se è cambiata un po' la situazione dal passato. Vedo che gli FPS sono decisamente aumentati. Questo posso già testimoniarlo anche semplicemente muovendo il mouse. Quindi punto già per la Creative Assembly, CA. Poi andiamo subito a vedere quello che mi interessa. Vediamo qua tutto il pannello che praticamente non veniva mai utilizzato nella precedente versione di ROM 2. Quello di pannello della fazione, quindi Rome, vedete, siamo a Roma. Allora, caratteri importanti, i caratteri, sì. Personaggi importanti, characters. Abbiamo esempi sempre soliti. Questo è il sommario, vedete, è stato belli anche fatti i colori, cultura romana, regioni possedute, questo non è cambiato nulla, a parte qua ci dice anche le penalità che abbiamo già all'inizio partita. Va bene. Questo è il nostro Imperium, come al solito, per conquistare più province. Ma quello che a me interessa davvero è le politics. E qua mi sembra che abbiamo fatto un lavoro discreto, secondo me. Come doveva essere, diciamo, all'inizio dell'anno scorso. Passato un anno, esatto. Passato esattamente un anno. E io direi che qua la situazione è migliorata. Come vedete ci viene dato un senato. Un classico spicchio. Classico mezzo cerchio a cui vengono divisi in spicchi a seconda del partito politico. In questo caso noi siamo la Casa Giulia, abbiamo questa frazione di Senato e abbiamo 111 senatori su 500. Molto meglio di prima, che dovevi andare a vedere quanti senatori avevi, influenza 22%, qua ti diceva che avevi. Qua adesso è molto più immediata. Come vedete questi ne hanno 105, questi 105, questi ne hanno 179, si vede che ne hanno di più perché hanno una, due, quasi tre fettine della torta. Qua ci danno dei bonus a seconda che sia della nostra influenza. Vedete, il primo bonus è il primo bonus, quindi malus, diciamo. Siamo ignorati, quindi il tuo partito è proprio al fondo della scala gerarchica. Meno 10 di ricerca, meno 10 di ordine pubblico, meno 5 tax rate, bla bla bla. Poi il secondo, siamo disprezzati, disrespected, in pratica non ci caga nessuno di noi ancora. Ma non siamo rispettati, not many respect you. Quindi meno 5% respect rate, bla bla bla, abbiamo sempre dei malus. Qua, dall'influenza overlocked, ovvero ci incominciamo a essere notati, ma la strada per arrivare in cima è ancora lunga, come ci diceva, a long way to go to the rich top, to the top. 1% di riserve, 1 public order, 1% tax e 1 per tutte le unità. E vedete, qua, mano a mano che si migliorano queste cose, si sbloccheranno questi bonus. Vedete, si arriva fino a un 20% in più per quasi tutto, 12 di ordine pubblico, bla bla. Qua finalmente, se si riempie, si rischia la guerra civile. Quindi qua, quando si riempirà siamo a rischio. This indicate the like. Vedete, più siamo potenti, più c'è il rischio che questo indicatore si riempie. Sulla cosa characters, abbiamo character, character, ditelo come volete voi. Abbiamo il nostro pannello del personaggio principale, la nostra fazione, il nostro leader. Come vedete questo non è cambiato molto. Ci sono le skill, l'autorità, lo zelo e l'astuzia. Ci sono i tratti. Possiamo, come al solito, assicurarci una promozione. Qua sono le nostre province, fa vedere la mappa, le statistiche, e questo direi che l'hanno fatto abbastanza. Quindi, diciamo, voto positivo, dai. Voto positivo per adesso alla nuova versione di ROM 2. Andiamo a vedere in una città se si possono costruire altre cose come avevamo promesso. Allora, per adesso io qua non vedo nulla di nuovo. No, non vedo nulla di nuovo.
Qua mi sembra tutto uguale. Hanno detto che hanno preso molto dalle mod. No, qua mi sembra che ci sia l'harbor, fishing port, military port, riparite. Mi sembra che ci sia più scelta qua di cose. Andiamo a vedere ad esempio qua a Brindisi ci si può fare qualcosa di nuovo. No, nelle grandi città non è cambiato una fava, secondo me. E adesso qua che volevo. Probabilmente a Cosenza c'è cioè, un need one population surplus. Comunque hanno detto che ci sono nuovi edifici. Se non mi sbaglio, perché ho già fatto un giro, non è che vengo qua a dirvi ammuzzo. Ho sbagliato a cliccarvi il tasto di Brindisi. Comunque a Cosenza, che c'è una città minore, ci sono nuovi edifici tipo le miniere, il foro pubblico. Ci sono nuovi edifici, insomma. Quello li hanno copiati palesemente. Li hanno copiati palesemente dalla Day. Quindi hanno preso spunto comunque dai mod. Direi che è positivo. Scusate se mangio un boccone, ma ho fame. Davvero poco professionale questa review. Purtroppo qua la situazione è che siamo di nuovo contro gli Etruschi, che in questo periodo gli Etruschi erano già stati sconfitti dai Romani. Lo vedo molto più stabile, le unità mi sembrano sempre gli stessi. Advance. Sì, purtroppo la lingua potremmo mettere un latino. Ready for battles. Perché è sblocked? Perché c'è una cosa. Mi sembra che anche il dettaglio della mappa fosse migliorato. Naturalmente io non posso tirarlo proprio al massimo sto gioco perché sennò mi esplode il computer. Però a me sembra bello molto più fluido rispetto al passato. Queste sono sempre le solite riforme. Diplomaticamente non so se. Non ho il changelog sotto mano, l'ho proprio letto di sfuggita, sono andato a cercare proprio. Qui c'è il commercio. Qua c'è come al solito il rendiconto finanziario. Qua c'è il solito tax level che ci aumenta, Italia. Possiamo scegliere di città in città? Non vi si vada a Brindisi? No, lowest, no, ci dice solo lowest. Questo è brutto, non poter. Non dà la possibilità di tassare come cazzo voglio. Se io voglio sempre vedere le cose, devo sempre far così. Income, food, public order. Sì, bisogna sempre andare a ravanare, mettere come sulla pad. Preferivo un tab come era una santa volta. Hanno introdotto le stagioni da un po' di volte. Hanno colorato le iconcine perché capivano che facevano abbastanza schifo se non le coloravano le iconcine. Beh, io direi che questo doveva essere il risultato di un anno fa. Un anno fa doveva essere così il gioco, cioè avere questa comunque con un minimo di profondità, non dico che sia tanta. Ah, ecco il dettaglio della provincia, era qua. Era qua il dettaglio della provincia, è vero. E quindi. Per me la Creative Assembly rimane sempre un punto interrogativo, ma più che la Creative Assembly rimane un punto interrogativo la Sega, il publisher. Per me adesso ROM è un gioco da giocare, cioè mi sembra davvero ben fatto e cioè ben fatto. Mi sembra che abbia una possibilità di non so, battersela con i vari Medieval 2 Total War moddati. E per giocarlo bene volevo aspettare la Day. La mod aggiunge profondità e tutto. Farò una campagna, cioè giocherò adesso un po' io per i cazzi miei, magari raggiungerò il livello in cui eravamo arrivati con quella sul canale e vedrò se magari farvi qualche episodio nuovo in attesa della Day. Nel frattanto giocherò con Empire Total War, che è una sicurezza, una certezza con la Dart Mod. Quindi spero che le mie opinioni e le mie curiosità vi siano piaciute. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao!